Cari amici di Lazio Style Channel, Lazio Style Radio, un buongiorno da Luca Staduto che vi dà il benvenuto allo stadio comunale Cerone di Vicenza. Si torna a respirare aria di primavera dopo una pausa troppo lunga. Obiettivo, restare incollati alla Roma capolista, provando a centrare il sesto successo consecutivo in trasferta. Squadre già in campo e quindi a pochi istanti, ancora prima del fischio d'inizio, con l'arbitro che dà un'occhiata al cronometro, si può partire ancora qualche istante e dunque si parte con il Vicenza ad impostare la prima azione. Ma ancora la Lazio che prova ad impostare con Rapace, palla per Fiore, campo di spazio, anzi è Palombi, il destro di Palombi e c'è il vantaggio da parte della Lazio, ancora lui, Simone Palombi al 15° minuto con Murgia che va a prendersi il pallone, poi Palombi, palla dentro. Ha rischiato ancora il Vicenza, non è riuscito a trovare l'impatto Oikonomidis. Poi Pollace, ancora il cross dentro per Oikonomidis, palla che arriva ancora a Palombi e arriva il gol. Il gol ancora di Simone Palombi, 2-0 per la Lazio. Ancora Perse, la rimessa lunga a cercare il colpo di testa, arriva però poi il gol ancora di Palombi e c'è la tripletta di Simone Palombi. E dunque nel frattempo si parte, si può iniziare il secondo tempo subito con la Lazio che prova ad impostare l'azione con Mattia Fiore. Ancora Murgia si porta la palla con l'esterno ad allargare per Palombi che ha un po' di spazio. Ancora Palombi, il destro di Palombi, c'è la risposta da parte del portiere. Poi arriva il gol da parte di Oikonomidis, c'è il quarto gol da parte della Lazio al quarto minuto. Palla dentro, lo stop da parte di Oikonomidis che poi non si intende con Palombi, colpisco io, tiri tu, alla fine non tira né Oikonomidis né Palombi, alla fine subisce un fallo e dunque calcio di rigore per la Lazio. È pronto il numero 9 Mattia Fiore a battere questo calcio di rigore e dunque tutto pronto, batte Fiore con il destro di Fiore e arriva anche il quinto gol di Mattia Fiore. Rinuncia al cross, da questi assit ancora Camilli, sull'out di sinistra c'è Dovidio che fa buona guardia, poi anche Mattia, le cross dentro, c'è il colpo di testa da parte di Perse, resta lì il pallone, poi il colpo da parte, c'è stato il gol da parte delle Vicenza al 22°. La spizzata anche di Rossi per Oikonomidis, se ne può andare via l'australiana, ancora Oikonomidis, centa il lob, ancora Oikonomidis, entra dentro l'area di rigore, il destro e poi la palla che prende il palo e poi arriva Palombi. Ed è il sesto gol da parte della Lazio. Indietro per Age, ancora Age, lo scambio, ma legge benissimo qui la traiettoria Boreschi, ma non c'è più tempo, può bastare qui, arriva puntuale il triplice fischio finale, Lazio che batte le Vicenza per 6-1 e si regala il sesto successo esterno consecutivo.